Ok, l'ho lasciata. Sì, ho lasciato Veronica. Non ne potevo più, stavo troppo male. Anzi, a dire il vero, stavo male dal primo giorno in cui ci siamo messi insieme. Non mi sentivo libero, capisci? Lei mi diceva sempre: tu non mi dai attenzioni. Io! Io non le do attenzioni! Una situazione assurda, guarda. E poi ogni sera devo portarla a mangiare in un posto diverso. Ma chi sono io? Il proprietario di una banca? Ah, avrei dovuto lasciarla molto prima. Poi anche al lavoro ultimamente non andava più bene da quando stavamo insieme. Troppo stress, troppo stress. Lo sai come usava il cellulare? No. Un messaggio ogni 10 minuti. Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? E ci vediamo troppo poco? E cambia lavoro, dai! Una persona qualunque avrebbe perso la pazienza. No, è stata una decisione più che giusta. E poi eravamo troppo diversi, dai. Lo so che anche tu l'hai sempre pensato. Non è così? Più o meno. Io preciso. Dotato di una pazienza anche eccessiva, dai. E lei? Il ritratto del disordine. Avresti dovuto vedere camera sua. Le mutande sulla sedia, il letto perennemente disfatto, un porcile. E poi adesso lo posso dire, eh? Ma nella sua stanza c'era un odore terribile. Uno schifo assurdo. Ma ti costa tanto rassettare una volta tanto? Guarda camera mia! Guarda camera mia, dimmi se ti sembra la camera di uno preciso, non lo so, quadrato o no. Poi la gelosia. Non potevo girarmi a guardare nessun'altra. Tutte le nostre passeggiate, un litigio continuo. Dovevo sperare che non passasse nessuna esemplare dell'altro sesso che ricominciava le solite paranoie. È sempre stata tremendamente insicura. E io ho sempre subito queste sue fragilità. L'ho sempre detto, se in un rapporto non c'è la fiducia, non c'è nemmeno futuro. Ma lo sai che da quando l'ho lasciata, ho subito sentito una sensazione bellissima di libertà. Ho ripensato a tutte le ragazze che ho incontrato, che mi hanno interessato, con le quali non ho potuto scambiare neanche un saluto. Ma da domani si cambia. Io già mi sento diverso. Tu come mi vedi? Bene. Insomma, non dovrei avere difficoltà a trovare altre donne, no? Sono un bel ragazzo, affascinante, sempre la battuta pronta, che ci vuole? Che ci vuole? Ho fame, dove hai preso il pane? Anche oggi al lavoro è stata una giornata di merda. Tra un paio di mesi se va avanti così lascio pure quello. Ma sì, ci vuole un taglio netto, eh? Sono giovane, non posso fossilizzarmi in uno stile di vita che non mi piace. Delle possibilità, sono ancora in tempo. Dico, ma mi ci vedi a faticare quel misero ristorantino? Che non lo trovo un altro lavoro io. Prima o poi. Poi dovresti vedere i colleghi. Spiriti di competizione assurdi. Tutti sono i più bravi a fare tutto. E io mi devo mettere a sgomitare in mezzo a questi cretini. In mezzo a queste bassenze, no, non fa per me. Ma che ci faccio io lì, eh? Lavori. Dove hai preso il Wurstel? In frigo. Sai che faccio dopo cena? Me ne vado al cinema. Massimo, vedo un bel film. Ma neanche lo scelgo, lo voglio scegliere lì. Conosco una bella ragazza. Ci parlo, ci faccio amicizie. Vuoi venire? No.
Se non sbaglio sei già andato un paio di giorni fa, giusto? Sì. Era il giorno dello sconto del biglietto, no? Sì. È una vita che non vado al cinema. Perché? Perché a quella non piaceva. E quindi di conseguenza non ci potevo andare nemmeno io. Ma ti sembra assurdo? Se non sbaglio però oggi non c'è lo sconto. Quanto costa il biglietto intero? Di più. Sai che faccio invece? Telefono a Irene, eh? Oh, l'ho sempre voluto dire. A me Irene piace. Vaffanculo, l'ho detto, eh? Mi sento più libero adesso. Ho sempre voluto starle vicino, stare accanto a lei. Carina com'è, sarà sicuramente fidanzata però, eh? Tu ne sai qualcosa? Sì. Peccato. E chi è? Lo conosco? Sì. Chi è? Io. Come? Io. Tu. Ho sempre saputo che stavi tramando contro di me. Sei un vigliacco! Me lo dovevo aspettare da una serpe come te! Mi fai schifo! Tu sei sempre stato invidioso della mia storia con Veronica! Perché sotto sotto sapevi che a me piaceva di più Irene! Io ho sempre saputo che stavi tramando nell'ombra contro di me! Io sto con Irene da molto prima che la conoscessi tu. Sei un bugiardo!